Comandante Bettini, una complessa operazione antidroga appunto denominata Fatima, che ha portato all'arresto di 16 persone e alla denuncia di 24 persone. Sì, un'altra importante operazione antidroga condotta dagli uomini del nucleo mobile della compagnia di Recco. L'attività complessa, come diceva lei, è stata svolta attraverso indagini di polizia giudiziaria che si sono sviluppate sotto la sapiente regia del dottor Masini e che hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso che nelle chiese era dedito allo spaccio, quindi approvvigionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo cocaina ed hashish. Questa operazione è l'ulteriore dimostrazione dell'attenzione che il Corpo della Guardia di Finanza continua ancora a prestare nei confronti di questo fenomeno, un fenomeno che ci preoccupa perché è un fenomeno di questi tempi, un fenomeno attuale, un fenomeno che si sta sempre più incrementando anche sul territorio e che noi continueremo con fermezza a contrastare nei limiti di quelli che saranno i nostri mezzi, le nostre possibilità. L'operazione Fatima è un'operazione che si pone tra quelle operazioni antidroga di maggiore rilievo nell'ambito del territorio della Chiesa degli ultimi anni. È un'attività che ha avuto come oggetto principalmente un'organizzazione criminale che era dedita al traffico di stupefacenti prettamente nel territorio delle Chiese, nella città di Lecco. Le indagini hanno permesso di accertare un afflusso di droga nel periodo principale dell'indagine di circa 8 mesi di quasi 9 kg di cocaina e di oltre 2,5 kg di hashish, sostanza che veniva portata qui nel territorio lecchese attraverso appunto tutti questi soggetti spacciatori che si premunivano di portare con sé delle modiche quantità in modo tale da non dover necessariamente essere denunciati o nel caso fossero stati fermati per lo spaccio di sostanza stupefacente. Quindi la necessità di dover portare poche quantità per volta imponeva comunque degli scambi, uno smercio abbastanza frequente e sistematico. Abbiamo contato alcuni giorni uno smercio di oltre 25-30 palline di cocaina che equivalgono a circa mezzo grammo, un grammo, e per cui c'era sicuramente un'attività abbastanza frenetica, soprattutto nella città di Lecco.